Concorso senza quiz per la regolarizzazione di 32.000 docenti precari. Poteri speciali ai sindaci per velocizzare interventi di edilizia scolastica e nuovi criteri di valutazione degli studenti, soprattutto quelli al termine del primo e secondo ciclo di studi. La scuola cambia faccia in parte dopo l'emergenza sanitaria che ha sconvolto il paese e stravolto la vita di tutti noi. Queste sono alcune delle norme inserite nel decreto legge approdato in aula e su cui la Camera ha approvato la fiducia. Resta il nodo degli emendamenti ancora da votare. Ma tutto fa pensare che entro domani, al massimo domenica, l'ultimo giorno utile per approvarlo prima della sua decadenza, riesca a superare indenne l'iter parlamentare e venga convertito in legge. La strada è in salita, ma ce la faremo, dice la ministra dell'istruzione Azzolina. Tutti, dai docenti e genitori, vogliono che le lezioni a settembre riprendano in presenza e senza turni scaglionati. Contestualmente, oltre al come deve essere affrontato, quando si pensa effettivamente di iniziare a settembre e quanto tempo si immagina ad oggi che possa durare la fase transitoria. Questo perché evidentemente ci sono tutta una serie di aspetti di ordine operativo, organizzativo e anche didattico e pedagogico soprattutto da dover tenere presente proprio per la ripresa stessa. Ma le regole devono essere ancora definite. Si parla di divisori in plexiglass per garantire la distanza di sicurezza tra i banchi e di mascherine obbligatorie per gli alunni sopra i 6 anni di età. La discussione è aperta e ieri il Presidente del Consiglio, insieme ai ministri interessati e alle organizzazioni sindacali, ha ricevuto anche i rappresentanti delle scuole paritarie. Questi ultimi chiedono di non essere dimenticati dallo Stato, soprattutto alla luce degli oneri aggiuntivi che molti istituti scolastici privati dovranno affrontare per poter garantire il loro prezioso contributo anche nel prossimo anno scolastico.